Salve. Oggi ci troviamo in cucina perché dobbiamo cucinare. What's up skaters, what's up haters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale e se ti va iscriviti, perché oggi ti insegno a preparare della wok. Ok, ma che cos'è la wok? Se non lo sai, male, molto, molto, molto male, perché la wok deve essere il tuo pane quotidiano, devi considerarla oro, per te deve veramente essere una Bibbia questa cosa qui. E sostanzialmente cera, quella delle candele, ovviamente quelle che vengono vendute sono trattate, però nella sostanza è cera. E ha un ruolo fondamentale all'interno dello skateboarding, senza questa la metà dello skateboarding la salutiamo. Infatti è proprio grazie alla wok che possiamo permetterci di slidare e grindare qualsiasi ostacolo noi vogliamo, perché ha il compito di rendere scivolose le superfici. Il problema è che costa tanto e dura poco. Infatti un cubetto di questo genere lo troviamo al prezzo di 5-10 euro e se skateiamo abbastanza ci dura più o meno un mese e capite che sono abbastanza soldi. Quindi, non essendoci grandi soluzioni alternative se non la paraffina, dobbiamo fabbricarcela in casa, o meglio, è quello che faccio io e quello che fanno tanti altri skater. Prima però apro questa parentesi della paraffina, è sostanzialmente un parallelepipedo fatto da una sostanza simile alla cera che ci dà la stessa caratteristica, ovvero quella di rendere scivolosi gli ostacoli dove noi l'applichiamo. La potete trovare in un qualsiasi colorificio, infatti è molto consigliata se non avete voglia di fare tutto il casino che sto per andare a spiegarvi. Questa che vedete alle mie spalle è appunto wok e l'abbiamo preparata insieme, ovvero io e la telecamera, perché voglio appunto andare a spiegarvi tutti quelli che sono i semplici ma rischiosi, perché c'è il rischio di farsi male e soprattutto far casino, passaggi per andare a crearla. Questa si sta ancora raffreddando, ma tra circa un giorno, secondo me, sarà pronta per essere usata durante le nostre sesh di skate. Nel mentre la riposo qua, così ci fa compagnia durante il video. Ok, quali sono gli ingredienti che ci servono? Vi sembrerà veramente, veramente strano, ma fidatevi di me. Innanzitutto la cera, quindi dobbiamo andare a trovare delle vecchie candele, cerini, qualsiasi cosa che appunto abbia della cera al suo interno, per poi andare a scioglierla. Io ho deciso di andare a cercare in qualche cassetto dimenticato da tutti in questa casa e di trovare qualche candela che magari utilizzavo a Natale, che non utilizziamo più, che sono vecchie, che non, vabbè, in generale che non si usano. Le ho prese, le ho estirpate dalla loro parte che non ci serve, ovvero la confezione spesso in alluminio o lo stoppino di stoffa, e le ho tagliate in modo tale da creare la materia prima pronta per andare poi a essere sciolta. La seconda e la terza sostanza che ci serve sono semplicemente il burro e l'olio. Sì, proprio il burro da cucina e l'olio extravergine, l'olio di semi, l'olio e il burro. Questo perché questi due elementi rendono la wok molto più scivolosa e quindi aiutano. Sostanzialmente i principali ingredienti sono questi, ma io decido sempre di aggiungere dei crayons, dei pastelli a olio o a cera, per dare un po' di colore. Infatti, come vedete, si sta, tra virgolette, dividendo tra rosa e rosso. Rosso perché erano le candele rosse. Infatti, se volete fare questo passaggio, se volete dare voi un colore, quello che vi consiglio è di comprare i cerini, quelli tipo da cimitero, che trovate a grandi pacchi nei supermercati, non spendete niente. Anzi, con 5 euro ve la cavate, ne prendete veramente tanti, e poi aggiungendo appunto o dei coloranti o, come faccio io, dei pastelli, andate a colorare come preferite la vostra cera, la vostra wok. In questo caso si sta dividendo perché appunto i pastelli, essendo più pesanti, vanno al fondo durante la fase di raffreddamento e tutto quello che è un po' più leggero resta sopra. Però vi assicuro che funziona bene. Recuperati tutti i materiali, non ci resta che mettere a bollire un pentolino con dell'acqua dentro. Dopodiché, quando l'acqua avrà raggiunto una temperatura abbastanza alta, dobbiamo tagliare una lattina di Coca-Cola e inserire al suo interno la cera spezzettata. Vi consiglio di spezzarla appunto perché così si scioglie più facilmente. Un altro tip che do è quello di bucare da parte a parte la lattina con un bastoncino in modo tale da poterla maneggiare, perché se no toccarla con le mani vi bruciate.
perché l'alluminio è un buon conduttore di calore e quindi vi bruciate. Aspettiamo che la cera si sciolga un po' e aggiungiamo un po' di burro, quanto ne volete, non c'è una misura precisa. Se, come è successo a me, vi si scioglie, non vi preoccupate, prendete un cucchiaino e lo inserite con un cucchiaino. Sciolto anche il burro e la cera, aggiungiamo l'olio. Anche lì non c'è una misura precisa, quanto volete. Aspettiamo che si fonda il tutto, di nuovo. L'ultimo passaggio è quello di aggiungere il colorante, oppure potete aggiungerlo man mano, per volta, non cambia niente. Quando si sarà tutto sciolto, non vi resta che togliere il nostro lattina calderone attraverso lo spiedino che abbiamo utilizzato e riversarla in una forma. Io ho utilizzato un barattolo di vetro semplicemente per il video perché veniva più figo, però potete utilizzare qualsiasi cosa voi vogliate, le coppette dei gelati piuttosto che la carta per i muffin, basta che sia quella di alluminio, qualsiasi cosa per dargli la forma che volete. Se avete così tanto sbatti potete anche creare una vostra forma. Dovete prendere il silicone per fare un casino, però non ha senso, cioè nel senso è solo della wax, ci serve per rovinarla e secondo me non ha senso andare a creare tutte le mega composizioni. Fatto questo, non ci resta che aspettare che la wax si raffreddi. Ci metterà mezza giornata, un giorno, dipende. Vi consiglio di lasciarla raffreddare la prima parte a temperatura ambiente, poi se la volete usare subito la mettete in frigo in modo tale che si raffreddi più velocemente. E voilà, la nostra wax è fatta. Come vedete è molto molto semplice, veramente. Però è pericoloso perché comunque siamo in cucina e sicuramente dovrete prepararvi a pulire perché sporcherete, soprattutto le prime volte. Ma io lo trovo veramente divertente, mi sento sempre un po' il piccolo chimico quando vado a fare la wax. E vi assicuro che la differenza tra questa che abbiamo fatto in casa a costo praticamente zero se trovate delle candele in casa vecchie e questa è minima. La cosa bella è che però questa profuma davvero tanto, questa no, non serve cera, ma probabilmente perché questa è trattata in modo tale che profumi, ma non cambia niente, non ci serve una wax che profumi. Io spero che questo video vi sia servito, spero che questo video vi sia piaciuto, nella end card vi farò vedere come sarà venuta la cera finita, ma sostanzialmente questa, solo che dovete immaginarvela fuori dal vasetto, e niente, fatemi sapere con qualsiasi domanda voi vogliate qua sotto nei commenti, se avete qualche dubbio fatemi anche sapere se la farete. Beh, io direi che vi ho spiegato tutto, non vi resta che mettervi ai fornelli sostanzialmente, è molto molto semplice, ve l'ho detto e ve l'ho anche fatto vedere, non ci vuole niente, in mezz'ora avete fatto tutto e dopo che avete aspettato un giorno avrete la vostra wax. Ci vediamo al prossimo video, peace guys. Non credo di potervela uscire adesso. Devo aspettare che si raffreddi. Aspettate.